Buonasera signore e signori, e l'occasione di questo incontro è un ricordo di Franco De Poli, in occasione anche della pubblicazione del suo romanzo, il suo ultimo romanzo, La maestra e la bandiera rossa. Molti di voi hanno conosciuto Franco De Poli e io vorrei iniziare con una reminiscenza di carattere personale che risale a tempi molto lontani, al 1943-1944. Come si capisce dall'accento, io sono nato e vissuto a Roma, anche se sono trasferito a Milano. E a Roma ho conosciuto, dopo l'8 settembre, sarà stato novembre-dicembre del 1943, Franco De Poli, poiché ambedue militavamo nel Partito Comunista Italiano. Mesi difficili, come tutti ben comprendete, e quindi abbiamo avuto un rapporto di frequentazione legato alle attività clandestine. Credo che De Poli facesse parte insieme a me di quella che era la quarta zona, primo settore dell'organizzazione del partito, una zona del centro di Roma che comprendeva quartieri tradizionali, Pigna, Locatelli e via dicendo, Piazza Navona, e che aveva come dirigente politico un grande storico, uno dei più grandi storici italiani, che è Gastone Manacorda, studioso di storia del movimento operaio, dell'Italia contemporanea, mentre invece il capo zona militare era Guido Rattoppatore. Vorrei ricordare che Guido Rattoppatore venne catturato dai tedeschi e venne fucilato, tant'è vero che una delle prime sezioni del Partito Comunista a Roma venne intitolata proprio a Rattoppatore. E con De Poli avemmo in quegli anni, in quei mesi, un scambio intenso di esperienze. De Poli si occupava in particolare anche della stampa dell'unità clandestina e della diffusione dell'unità clandestina. Quindi entrava nei conti dei militanti di fare anche questo mestiere, oltre che scrivere Viva Lenin, Viva Stalin, Viva l'URSS, e anche diffondere l'unità. E mi ricordo che con lui andammo a un certo punto in via Uffici del Vicario, dove c'era, ci sarà poi la sede romana della Einaudi, dove c'era un portinaio abruzzese simpatizzante, però poiché i tempi si stavano facendo un po' pericolosi, quando ci vide ci disse in perfetto dialetto abruzzese: non t'azzardasse mai di fatte vede, che vuol dire non vi azzardate più di farvi vedere da queste parti. E dopodiché uscimmo da queste vicende, a Roma si costituì un'organizzazione legale del Partito Comunista, la Federazione del Partito Comunista, che stava in corso di rinascimento, e quasi di fronte all'archivio di Stato di Roma, e De Poli cominciò un'attività politica, soprattutto nel campo della stampa dell'Unità, mentre io più modestamente facevo con Maurizio Ferrara e qualche altro amico un settimanale della Federazione Romana, che però non recava scritto settimanale della Federazione, che si chiamava L'Eco di Roma, che durò più di un anno. Dopodiché io venni a Milano e persi i contatti con Franco De Poli, ebbi soltanto rapporti indiretti, seguivo la sua attività, che è giusto ricordare perché Franco De Poli fu scrittore di romanzi e di racconti, di impegno letterario e civile. Diresse riviste letterarie come Il Discanto, Il Canguro, fu traduttore sensibile di testi poetici i più vari, e poi svolse un'attività che io non seguì direttamente, ma seguì indirettamente attraverso qualcuno dei suoi figli, perché qualcuno dei suoi figli, in particolare Marco De Poli, frequentava le lezioni che si facevano in quel tempo in via Festa del Perdono, era un po' contestatore, ma faceva dei buoni esami e quindi questa tradizione di vivacità della famiglia De Poli si è tramandata per dirami. In questi ultimi anni De Poli ha seguito le tracce della mamma Anna Adelmi ed ha scoperto insieme alla Sardera Battistin una vicenda singolare in cui si intreccia il personale e il politico. La vicenda è consegnata in due volumi, uno intitolato Anna Adelmi, donna in guerra, e l'altro La maestra e la bandiera rossa, ma io parlerò soprattutto del romanzo La maestra e la bandiera rossa.
Anna Degno è la protagonista di queste vicende. Era nata nel 1897 a Milano ed ebbe il destino di essere esposta nel Prefotropio di Santa Caterina la Ruota. Il fenomeno dell'esposizione infantile era, verso la fine dell'Ottocento, in fase di declino, perché era stata abolita la consegna anonima alla Ruota. Spiegherò meglio di che si tratta. Agli inizi dell'Ottocento e fino al 1872-73, nelle città italiane in cui le donne erano costrette a lavorare in casa per accudire il marito e i figli, e spesso in casa per impieghi come cucitrici, guantaglie, via dicendo, o fuori di casa, trovava difficile allevare una prole sempre numerosa, poiché sono decenni quelli nei quali non c'era la contraccezione, era sconosciuta e non era praticata. E quindi le donne facilmente mettevano al mondo 8, 9, 10 figli. Alcuni di questi morivano, molti addirittura nel primo anno di età, però quelli che sopravvivevano, 4, 5, 6, erano un carico per queste donne nel 1830, 40, 50, 60. E allora si era creata la mentalità per cui fosse una sorta di diritto acquisito quello di esporre, cioè di consegnare alla Ruota al turno di Santa Caterina in forma anonima il bambino in sovrannumero, che veniva esposto nei primi giorni di vita, 2-3 giorni. Gli inservienti del Prefotropio ricevevano questo pacchettino, che in genere aveva un segno distintivo, una moneta spezzata, una carta da gioco frastagliata e così via, che veniva conservata nell'archivio per permettere la riconsegna quando i parenti o i genitori si fossero fatti vivi, e si facevano vivi se il figlio era sopravvissuto, in generale verso l'età del bambino dei 7-8 anni, quanto poteva diventare utile come forza lavoro. Però il Prefotropio non conservava nelle sue mura questi fanciulli, li affidava ad espositori, famiglie contadine, nelle quali c'era una donna che aveva saltato, che allattava a sua volta un bambino, e per un compenso prendevano uno di questi esposti in casa. Qualche volta la famiglia si affezionava, qualche volta no. Ademmi fu fortunata, perché la famiglia alla quale venne affidata, una famiglia di contadini del Cremasco, ne prese viva cura sia il padre sia la madre che l'aveva allattata. Dicevo che il fenomeno era in fase di stanca alla fine dell'Ottocento, perché essendo stata abolita la consegna anonima era obbligatorio in sostanza dare le generalità quando si consegnava il bambino, e questo era un freno all'esposizione. Per cui, mentre, per fare un esempio di questo fenomeno, nel 1850 su 5.000 bambini che nascevano a Milano allora venivano consegnati alla Ruota più di 2.500 bambini, la metà circa, e invece negli anni terminali dell'Ottocento il fenomeno si era andato progressivamente restringendo. Quindi Anna Adelmi fu una esposta delle ultime generazioni. La provincia di Milano, perché la cura degli esposti era affidata alla provincia, creerà poi a Piazzale d'Ateo quel grande edificio che era il Prefotropio provinciale, che poi venne chiuso come tale perché il fenomeno dell'esposizione si andò inaridendo, contraendo. Vorrei ricordare come ultima curiosità che la grande quantità di nomi Colombo, di cognomi Colombo, che è tipica di Milano, deriva dal fatto che fino al 1810-11 i bambini esposti nel Prefotropio avevano il nome dalla Colomba, lo Spirito Santo, che era l'effigie del Prefotropio stesso. Poi con Napoleone si cambiò tutto e non si usarono più questi nomi, che erano il marchio però dei trovatelli, come poteva essere per proietti a Roma, per Diotallevi o degli Innocenti, o esposti o proietti o via dicendo in altre zone d'Italia. Veniamo adesso invece al destino di Anna Adelmi. Certo, fu fortunata nella scelta fatta dal Prefotropio dei suoi allevatori, però era una ragazza, di una fanciulla di qualità eccezionali, tanto che pur vivendo in un ambiente poverissimo come era quello dei contadini, delle cascine del Cremasco di quegli anni,
diede prova di vivacità intellettuale, di voglia di apprendere e quindi frequentò le scuole elementari e con grande successo scriveva bene già quando aveva 9-10 anni e questo l'aiutò per accedere alla scuola tecnica. Si licenziò nel 1913, poi fece la scuola normale, che era cioè la scuola propedeutica per poter andare a insegnare nelle scuole elementari, dopodiché tra supplenze e invece incarichi più continuativi e svolse per alcuni anni il ruolo di maestra. Tutto questo in quella che era la Vandea cremasca, perché in Crema e nel Cremasco c'erano nella città concentrazioni produttive già di un qualche rilievo, per esempio il linificio e canapificio nazionale, perché il Cremasco era stato fino alla fine dell'Ottocento la patria del lino, del linificio, non il cotone ma il lino. E poi c'era una grossa acciaieria in Crema e quindi questo fece sì che già alla fine dell'Ottocento si nucleasse un movimento sindacale, un movimento politico di orientamento socialista di una qualche consistenza. Le campagne invece erano il regno del predominio cattolico, perché il regime dei contadini, il regime contrattuale dei contadini di queste zone non era quello del mantovano per esempio, ma era quello invece dell'obbligato della cascina. L'obbligato non era un dipendente pagato a salario, a giornata, era un dipendente che in qualche misura era tenuto a vivere nella cascina. E aveva delle compartecipazioni con i prodotti, per esempio il lino in qualche caso, ma soprattutto il mais, però questo lo esponeva a un controllo assiduo da parte del proprietario del fittabile. Queste sono grandi aziende, erano grandi aziende, e quindi una dipendenza personale, culturale, spirituale, che faceva sì che il movimento socialista, che era forte nelle zone di bracciantato classico, la Romagna piuttosto che il mantovano, invece nel cremonese e nel cremasco non riuscisse ad attecchire. Ecco, in questo ambiente sociale Anna Adelmi maturò le sue convinzioni socialiste. Giovanissima, perché cominciò a collaborare il 1 agosto 1914 alla Libera Parola, che era il settimanale della collettività socialista, dei nuclei socialisti cremaschi. Vorrei ricordare un'analogia, la Libera Parola è per combinazione il nome del periodico che Carlo Pisacane, primo comunista della storia italiana dopo Filippo Buonarroti, aveva dato al suo periodico clandestino che si pubblicò dal 1856-57 in preparazione della spedizione di Sapri, in cui lo stesso Pisacane morì. E sono ricorsi storici, quindi collaborazione alla Libera Parola, ma non soltanto collaborazione dovuta a una penna garbata e sensibile, ma anche impegno diretto nel movimento politico e sindacale. Tanto è vero che nel novembre del 1917 Anna Adelmi divenne segretario della Camera del Lavoro di Crema, che non era una carica di scarso rilievo. Erano gli anni della guerra, molti uomini stavano al fronte o lavoravano in fabbrica e quindi questo aiutò probabilmente questa promozione, però Adelmi diede prova di grandi capacità organizzative. Girò anche un po' per la Lombardia, in uno di questi articoli accenna, ho assistito alle assemblee tessili a Milano, ho parlato con le compagne del Biellese. Conobbe anche Argentina Altobelli, che è un'altra donna straordinaria, era una bolognese che divenne il segretario generale della Federterra, che era il più grosso sindacato verticale italiano, perché i lavoratori della terra, cioè i braccianti, costituivano la comunità più numerosa raccolta in sindacato. E Altobelli dall'inizio dell'Ottocento fino al 1926, quando il sindacato venne sciolto, ebbe una posizione di primo piano nella struttura sindacale italiana. E ci sono le prove che la Adelmi frequentasse anche la Altobelli. E completando questi cenni biografici, nel 1919 Adelmi incontrò Achille De Poli,
il cui padre gestiva un caffè nella stazione di Crema, della Crema Lodi, uno dei tanti gamba de legna della Lombardia, e lo sposò qualche anno dopo, e nel 1923 nacque Franco De Poli. Erano gli anni in cui il fascismo si avviava a prendere il potere, si avviava a consolidare la sua dittatura totalitaria, e naturalmente la Adelmi fu perseguitata, ebbe insulti, minacce, e probabilmente in seguito alla difficoltà di permanere a Crema si dovette il suo trasferimento, oltre che al matrimonio, no? Si dovette il suo trasferimento prima a Varese nel 26, poi nel 31 a Milano, e nel 1938 infine la colse la morte a breve distanza dalla morte di Achille De Poli. E quindi Franco De Poli ha riscoperto questa figura che era sconosciuta nella storia del movimento operaio socialista italiano, e ne ha recuperato in un volume tutti gli scritti apparsi nella Libera Parola. E sono libri e sono scritti che inducono a molte considerazioni, ma io non vorrei tediarvi oltre misura, volevo accennare ad alcuni spunti, e cioè l'evangelismo della propaganda dell'Adelmi, e il socialismo è assimilato al cristianesimo delle origini, e quindi c'è questo topos che di tanta propaganda socialista di quegli anni, questo topos del Gesù primo socialista e del cristianesimo come dottrina di eguaglianza. C'è poi il tema della solidarietà, che è un altro tema che accomuna i socialisti di quegli anni, e la fede nella solidarietà umana. Poi c'è il contrasto accentuato, messo in rilievo, tra sfruttati e sfruttatori, e la lotta di classe. E anche qui una lettura di questi scritti induce a riflettere su come siano cambiati i tempi da allora ad oggi, perché queste prose, questi articoli si giustificavano in un momento in cui i contrasti di classe erano molto più vivi e le sperequazioni molto più evidenti, e questo si rifletteva nei titoli dei giornali, per cui c'erano giornali che si chiamavano lo schiavo bianco, l'ilota, il paria, il pellagroso, e via dicendo. I circoli socialisti potevano anche chiamarsi fate largo alla povera gente. Sono strutture mentali organizzative che oggi evidentemente non avrebbero più ragione di essere, ma che inducono a richiamare però questo valore ideale eterno che la solidarietà, che è al centro di tante scritture di Anna Adelmi. E poi c'è il discorso sul socialismo, un socialismo sentito proprio appunto come una fede, e quindi non fa sorridere quando si scrive fino a quando il socialismo trionferà abolendo la proprietà privata, privilegio di pochi e dando agli uomini una terra in comune. E questa è l'idea che della socializzazione della terra si facevano i socialisti italiani, magari sbagliando, perché i contadini italiani tutto volevano meno che la socializzazione della terra. Questo sarà una revisione che si farà col Partito Comunista dopo il 1921, anzi addirittura dopo il 1924, con gli scritti sulla questione meridionale di Gramsci, ma allora c'era questo mito della socializzazione della terra. E poi siamo nel 17-18, c'è il mito della Russia, che è un altro elemento fondante senza il quale non si capisce la storia di quegli anni, non si giustificano nemmeno vicende come la creazione del Partito Comunista con una scissione a sinistra dei socialisti nel 1921. Noi socialisti fisseremo nel sole la rivoluzione russa, sola pianta d'ulivo che seppe levarsi in mezzo ai bagliori del fuoco, al mare di sangue, al cupo e terribile rombo del cannone. E lavoreremo di proposito solidali perché l'ulivo fiorisca e spanda i suoi rami e il suo profumo lontano, perché viva, così come vivono a primavera, le piante e i fiori. E c'è poi la critica al femminismo borghese, un femminismo che non tiene conto del rapporto che la donna proletaria deve avere col movimento proletario organizzato, e quindi nelle righe dedicate a questi problemi dalla Adelmi c'è poca simpatia per le femministe borghesi. Le proletarie che hanno altri ideali dovrebbero guardare più addentro alla vita e cercare di non essere più le femministe che non hanno altra cura che la civetteria e l'anguri sentimentali. Sono le femministe del 1918-19, niente a che fare con quelle di oggi evidentemente, il movimento suffragette inglese.
E quindi c'è questa, come dire, ho citato questo passo per dimostrare proprio che c'è in Adelmi questa immedesimazione con la struttura organizzata, socialista e sindacale. C'è poi la critica dell'incipiente fascismo, gli arditi, che sono le squadre che passano dal fronte di guerra al fronte interno per difendere gli interessi dei ricchi. C'è il clima del 19. Ecco, e quindi ci sono tutti questi elementi che Franco De Poli nel suo romanzo racconta, intrecciando, come dicevo, la vicenda personale di Anna Demmi con la vicenda politica che è inserita nel suo contesto più generale. E c'è poi l'ultima parte che anch'essa è struggente da un certo punto di vista, perché in anni, gli ultimi anni del secolo scorso, l'inizio di questo secolo, in cui ci sono state cadute di valori, crisi delle ideologie, ritiro nel privato, prospettive di globalizzazione e via dicendo, in cui la politica, come la si intendeva nel 1914-22 o anche nel 1943-1960, è venuta inaridendo, non ha più questi stimoli, è commovente quello che Franco De Poli fa a un certo punto e si presenta a una assemblea, credo, dei democratici di sinistra, con un suo documento in cui si riaggancia proprio alle vecchie tradizioni solidaristiche, dell'umanità, della classe, eccetera, del vecchio movimento, riproponendole agli astanti. Il successo, da quel che si capisce, non deve essere stato folgorante, però è stato accolto con simpatia e in qualche misura si è anche tenuto conto di questa aspirazione che un vecchio militante come era De Poli aveva portato in una assise di discussione pubblica. Ecco, direi che queste sono le mie impressioni di lettura, i miei ricordi, e vi ringrazio gentilmente dell'ascolto. Di presentare un lavoro di una persona alla quale sono stata legata da un affetto profondo, anche se breve nel caso di Franco De Poli, io sono sempre nella paura di essere troppo benevola, per cui finisce che sono quasi sempre troppo severa. Sapete come succede, no? Anche quando mi toccava fare esami, se c'erano i figli di amiche, avevo sempre il sospetto, lo conosco da piccolo, magari gli perdono qualche cosa, finivo per diventare più rigida. E quindi questo libro io l'ho letto con questo atteggiamento molto critico, non devo lasciarmi prendere, perché se il libro non vale mi toccherà dirlo, insomma. Il libro però, a mio parere, ha retto molto bene a questa doppia lettura critica e affettuosa che ho fatto. E mi ha suscitato una serie di elementi emotivi e critici che vorrei un pochino comunicare a voi. Ci sono alcune singolari coincidenze. Io Franco De Poli l'ho conosciuto molto tardi, da non molti anni, proprio in occasione del suo ritorno a Crema, tramite appunto delle conoscenze cremasche che mi hanno coinvolta nelle prime celebrazioni del libro scritto, recuperando le carte, gli scritti, il volto. Credo che sia stata anche per Franco una vera scoperta, una specie di ritrovamento di sé attraverso la storia di una persona che deve essere stata dentro la sua vita come un grande interrogativo per molti anni, per lungo tempo. E in questa circostanza mi è capitato appunto di apprezzarne molto le qualità umane, anche questa specie di innocente curiosità e voglia di conoscere, inesausta, voglio dire, questa specie di giovanile voglia di capire, di sapere, che ha suscitato anche in me una risposta altrettanto calda e affettuosa. E però nello stesso tempo anche una serie di coincidenze, perché si dà il caso che io sia nata un anno dopo Franco, lui era del 23, io sono del 24, che mia madre era del 97, cioè esattamente dello stesso anno di nascita della madre. E alcune vicende che sono ricordate nel libro anch'io me le sono sentite raccontare, tipo che
mia madre era rimasta orfana di un ferroviere che aveva preso la polmonite in servizio e non aveva passato la settima, come si diceva allora, perché non c'erano antibiotici e quindi l'organismo non reggeva, ed è stata allevata da uno zio che era un anarcosindacalista, rimasto famoso in famiglia per l'enorme generosità che aveva dedicato ai figli del fratello morto e anche perché aveva mandato un telegramma a Bresci quando Bresci aveva ammazzato Umberto I, dicendogli bravo Bresci, firmato Antonio Vercesi. Era dato naturalmente sotto ispezione perché era un ferroviere, quindi un dipendente di Stato, e quando l'ispettore arrivò, tutto il compartimento di Novara, questo è il luogo di nascita di mia madre, tutti i compartimenti di Novara, anche quelli non politicizzati, testimoniarono, no, eravamo tutti lì che brindavamo dalla gioia che era morto Umberto I, perché c'era stato appena Baba Beccaris, 2 anni prima, appunto, e però lui aveva bevuto un po' di più, ha mandato anche il telegramma, si è fermata l'ispezione perché avrebbe dovuto licenziare le intere ferrovie, sto per dire. Ma lui è rimasto nella mia famiglia, con quando andai a scuola e la maestra mi spiegò Umberto I il re buono, la prima contraddizione tra le forme di, come dire, embrionale coscienza politica che ricevevo in casa e la scuola già abbastanza fascistizzata, sono a scuola nel 31, cominciò, mi fermo su questo, ma lì c'è il germe di una domanda che mi sono sempre fatta, la mia generazione, che non aveva conosciuto la democrazia prima, non eravamo né gli Amendola, né i De Gasperi, né i Gramsci, né quelli che... Come si è formata una coscienza politica sotto il fascismo? Com'è che poi abbiamo fatto la resistenza? Anch'io, anche a me è capitato, ho fatto la staffetta a Novara. Com'è successo? Come fai? Me lo domando perché siccome c'è un periodo di eclisse di coscienza politica in questo momento, io temo molto perché il fascismo nasce sempre quando c'è la coscienza politica è fosca, dimissionaria, disinteressata, non quando ci sono grandi lotte, perché quando ci sono grandi lotte bisogna prendere posizione, almeno dentro di sé. Invece quando c'è una specie, il fascismo nasce allora, io sono preoccupata moltissimo di questa cosa oggi, lo dico sempre che c'è questo elemento e che vorrei testimoniare che se si perde la possibilità di discutere liberamente è difficilissimo recuperarla. L'itinerario, il percorso che ciascuno di noi ha fatto dipende forse dal fatto che appunto mia madre è stata allevata da uno zio anarcosindacalista e che mio padre era un mazziniano, ma chi aveva in padre e madre indifferenti, ma anche buona gente, anche modeste persone dal punto di vista economico e della collocazione sociale, che però non avevano più conservato un elemento di critica, di domanda, come hanno fatto. E molti infatti sono rimasti completamente all'oscuro, eravamo ignoranti come capre dal punto di vista dell'informazione politica. Io mi ricordo c'era un professore di latino e greco che era antifascista, lo capivamo perché ha speso 3 o 4 appassionate lezioni a parlarci di Armodio e Aristogitone, i due tirannicidi di Atene. Allora noi abbiamo chiesto al professore di filosofia se era lecito il tirannicidio e lui ci spiegò che San Tommaso ammetteva il tirannicidio perché siccome il tiranno è come un nemico del popolo, il popolo fa un atto di legittima difesa se se ne libera. Questi erano i testi di politica. E poi andare nelle biblioteche a scartabellare non trovavi niente, il fascismo aveva mandato in cantina, non c'erano neanche più negli schedari, né per argomento né per autore. Non, mi fermo perché sennò non rimetto più su questo argomento, ma comunque ci sono alcune somiglianze di percorsi che forse poi spiegano perché, conosciutici brevemente in età già avanzata tutte e due, ci sia stata una intesa così straordinaria e anche un'affezione reciproca molto, molto intensa, molto simpatica, molto piacevole. Io avevo letto prima il libro che documenta anche le sue ricerche d'archivio e la pietas con cui ripubblica i testi scritti dalla madre, e poi ho letto questo romanzo. La cosa che mi ha colpito di più è che c'è una singolare capacità di guardare gli eventi con uno sguardo femminile. Le
storie che vengono raccontate non sono solo attribuite ad Anna Adelmi, che si chiama Anna, ma sono storie nelle quali, per esempio, il sapore delle more dei gelsi, la busecca, il modo con cui sono vestiti i bambini poveri, gli armadi, gli interni, il freddo, il caldo, i piedi scalzi, le scarpe strette, cioè, tutta una serie di rilievi sull'andamento della vita quotidiana sono particolarmente intensi, particolarmente sentiti. Questo non è tipico generalmente di uno sguardo maschile, è più caratteristico di una attitudine che le donne hanno o hanno acquisito, non penso che ci sia niente nel DNA di questo tipo, acquisito avendo sempre dovuto avere nelle proprie mani la sorte della vita quotidiana di uomini e donne, bambini, anziani, bambine, eccetera. E quindi c'è uno sguardo particolarmente attento sia verso le persone più in difficoltà, permanente, persistente questa attenzione ai bambini e alle bambine. In tutta la vita si vedeva già negli articoli e Franco ha rispettato questa intenzione, questo attaccamento, che è continuamente sottolineato nelle vicende che si susseguono. Questo, secondo me, è trasferito anche nel racconto storico delle vicende grandi, perché cioè, potrebbe essere anche uno dei tanti romanzi dell'Ottocento sulle condizioni di vita del proletariato, dei miserabili, insomma, ecco, i miserabili. Invece non è solo questo, perché come anche nella grande narrativa ottocentesca, le vicende politiche sono molto mescolate, il rosso e il nero, ma del resto anche i miserabili per l'appunto, e qui sono mescolate nella vita quotidiana con una singolare intensità. Secondo me è molto ben costruita questa parte, molto ben rievocata. Io anche ci ho ritrovato alcune cose che sentivo raccontare da mia madre, vicende analoghe, insomma, alcune che ho vissuto poi io nella Seconda Guerra Mondiale. Questa singolare capacità di stare dentro i grandi eventi senza dimenticare le piccole cose. Faccio un esempio, io facevo la staffetta, mi toccava distribuire stampa clandestina, per esempio a Novara, io ho fatto lì la resistenza. Quindi uscivo un po' prima che finisse il coprifuoco la mattina per andare a mettere la stampa clandestina nei portoni dove dovevo lasciarla. Perché un po' prima del coprifuoco potevo dire che avevo sbagliato ora, oppure che stavo andando, come poi andavo di fatti subito, a far la coda dal macellaio. Perché se si arrivava prestissimo si prendeva qualche cosa di più, oltre quel poco che era nella tessera, un po' di frattaglie che venivano date fuori dalla tessera. E io credo che non sarebbe venuto in mente a nessun altro che non fosse una ragazza che doveva aiutare in casa, nonostante che facesse anche la staffetta, non eravamo esenti da questi piccoli impegni di ogni giorno, credo che non sarebbe venuto in mente questo tipo di copertura, anche perché non sarebbe stata credibile. Se io dicevo, se incontravo la ronda e dicevo, oh scusate, credevo che fosse già finito il coprifuoco, sto andando a fare la coda per prendere un po' di carne, era credibile. Se l'avesse detto mio cugino, mio fratello, no, a parte che sarebbe stato sotto le armi perché era in età di leva e c'era la guerra. Quindi ho trovato anche nella rievocazione delle vicende questa continua capacità di intrecciare un vestito, l'amica che te ne presta uno, il ballo, il viaggio, la gita, l'andamento delle stagioni con le vicende grandi. E secondo me la cosa più straordinaria dal punto di vista storico è appunto questa continua mescolanza, no, la guerra di Libia e il trovatore, per dire, ecco, la sorella che fa la bella vita e che sente che Wagner è una barba quando la portano alla Scala a fare bella mostra di sé nel palco del signore che forse la mantiene, non so. Allora ci sono questi elementi che sono riscritti con grande efficacia, ma è una scrittura molto semplice, non ha scritto nessun artificio letterario, nessuno sperimentalismo, sì un paio di flashback, insomma, l'ultimo folgorante è quello delle parole introduttive, ma se no le tecniche letterarie sono molto tradizionali in questo racconto, e anche la scrittura è una scrittura molto pulita, semplice, ricca, assai, insomma, che si legge bene, ma non è particolarmente ricercata, insomma, non si potrebbe dire uno stile. Ma invece la cosa che secondo me non si trova facilmente è questo continuo intreccio, questo andare e venire tra la storia grande e la storia piccola. La storia non è mai separata. Siccome
c'è nella storiografia, particolarmente delle donne, in questo scorcio del secolo appena finito e agli inizi di questo nuovo, un tentativo di recuperare la storia degli indizi, la storia dei popoli che non sono stati ricordati, del genere dimenticato, delle classi oppresse. Qui Franco sta perfettamente dentro questa impostazione storiografica, forse, non so se lo sia proposto, certamente gli è venuto bene, ecco, che fosse voluto o no, la cosa è riuscita molto bene. Allora, per esempio, Mussolini, oppure l'antimilitarismo. Mussolini che emerge dentro il socialismo e si comincia a dire è uno trascinatore, è uno che dice solo parole, ma tu vedi il guasto che fa nell'interno della popolazione, anche di quella più impegnata, socialista, insomma. E poi i sospetti e questo allarme rispetto a uno che è troppo parolaio, è troppo, parla poco alla ragione, parla poco alle coscienze, perché Anna Delmi nei suoi scritti è una che non risparmia le emozioni, sia quelle forti sia quelle tenere, non è una teparida, è una molto ricca di sentimenti, ma è tutt'altra cosa dallo spaccio dei sentimenti o dalla strumentalità con cui vengono eccitate le emozioni. E questa cosa anche mi sembra molto importante. E così mi sembra importantissimo, perché è una cosa assolutamente perduta, l'antimilitarismo, che era invece fortissimo in tutto il movimento operaio e socialista dell'inizio del secolo appena finito, ed era una componente fondativa, fondamentale. I molti che vanno in galera perché sono contro, perché sono per la neutralità dell'Italia, le vicende acerbe che attraversano tutti i partiti socialisti e socialdemocratici d'Europa, che si spezzano, si spaccano, insomma, voglio dire, le due persone sono imparagonabili per tanti motivi, ma è lo stesso fervore che si sente in Rosa Luxemburg, eh? Questa analisi della prima guerra mondiale come un momento di tragedia, non solo perché le guerre sono sempre una cosa tragica, ma perché sono un terribile inganno al proletariato, e poi il proletariato cade. Insomma, quando Rosa scrive, è disperata perché i due più straordinari proletariati europei, quello francese e quello tedesco, travestiti da militari, si sparano addosso agli ordini delle rispettive borghesie nazionali, dice una tragedia che lei consuma anche opponendosi alle spese militari nel Parlamento germanico, facendosi 4 anni di galera e finendo uccisa da un gruppo di ufficiali militaristi, per l'appunto. Ma sono storie molto simili a queste, e anche questa straordinaria vicenda della solidarietà nei confronti dei bambini di Vienna, perché la guerra noi proletari l'abbiamo persa tutti, e quindi i bambini di Vienna devono poter fare il Natale a Crema, perché essendo di una nazione sconfitta stanno in grande difficoltà, i bambini di Vienna, non di Innsbruck, non so se cogliete l'accordo, perché Vienna è una città rossa. I sudtirolesi la odiano ancora oggi, perché erano tutti contenti se c'era Haider, ma quando ha preso una sberla sono stati un po' male, scusate questa piccola intromissione di cronaca contemporanea. Quest'altra vicenda mi sembra molto interessante, e tra le cose da recuperare, secondo me, una vera analisi sociale della guerra, che è rilegittimata. Ed è legittimata sotto le più orrende fandonie che possono essere sfacciate nei suoi confronti. C'è una continua rilegittimazione, la guerra è diventata chirurgica, poi umanitaria, poi oramai è una cosa, è un lavoro, un mestiere come un altro. Completamente, io credo che non si possa parlare di esercito professionale, l'esercito professionale c'è già, sono gli ufficiali di carriera, quello di oggi è un esercito mercenario. Un esercito che un anno considera l'UCK suo alleato e lo finanzia, e lo foraggia, l'anno dopo lo considera il proprio nemico, è un esercito mercenario, ovviamente, viene pagato e dice questo è il mio ingaggio, sparare contro quelli lì, aiutare quelli là, l'anno dopo si cambia lo stesso, alzando il dito con la morte scherza, diceva Petrarca, appunto, dei mercenari, mentre gli altri poveretti muoiono, quelli non mercenari, quelli che non possono scherzare alzando il dito.
Allora, dicevo, io credo che ci sia un grande bisogno di riprendere questo tipo di analisi, proprio andando alle radici del perché c'è stata una tenacia tale nel voler rilegittimare la guerra e come sia di fatto rilegittimata oramai, ad onta dell'articolo 11 della Costituzione, del fatto che una minoranza assai considerevole di ragazzi di leva oramai non facevano più il militare. Tanto è vero che il militare è stato offerto alle donne, come sempre quando rimangono dei posti liberi vengono offerti alle donne, si chiama emancipazione passiva, è un classico. Allora, voglio dire ancora qualche piccolissima cosa, ma penso che l'ultimissima parte del romanzo, che ha questa specie di salto repentino, dal romanzo si capisce che la Prima Guerra Mondiale è un nodo colossale nella storia dell'umanità. Mi pare che Franco abbia accolto questa cosa benissimo in quel suo ultimo non fortunatissimo volantino, che si conclude il libro amaramente, con una cosa però: chi fa le pulizie piega la bandiera rossa, se la mette in corpo, forse può venire buona, non è proprio ammainata definitivamente. E il messaggio che ci lascia, oltre a rifare un'analisi della guerra e lottare contro la sua rilegittimazione, che è assolutamente l'anticamera di uno dei più neri fascismi che possano tornare nella storia, in altra forma naturalmente, non tra le aquile in testa, non sono quelli gli aspetti ovviamente, dicevo, ci lascia questa faccenda della globalizzazione, sulla quale anch'io sono continuamente interpellato. Ma per piacere vieni a parlarci della globalizzazione. Allora io dico, vuoi dire dell'imperialismo? No, io sono vecchia e le parole moderne non sempre mi piacciono. Perché globalizzazione è come guerra umanitaria, è una assai astuta ricerca linguistica per togliere il senso alle parole. La globalizzazione è il nome giornalistico di una cosa che si chiama programma di aggiustamento strutturale. Il programma di aggiustamento strutturale è gestito da nessun potere legittimo, perché i G8 sono un potere illegale, nessuno li ha nominati, sono un club privato di stati, decidono delle cose, le impongono di fatto, e chi si oppone immediatamente viene sospettato di essere un nemico della patria. Genova ci sta blindata in previsione del fatto che in luglio ci andranno i G8, veniamo privati del diritto di manifestare semplicemente con questi giochi di parole che nascondono malamente una cosa che secondo me converrebbe ricominciare a chiamare col suo nome, che è imperialismo, cioè un potere politico messo al servizio della conquista dei mercati, perché senza una conquista sempre più ampia di mercati il capitalismo va in crisi, come sapeva Rosa Luxemburg correggendo Marx su questo punto. Ma questa è l'attualità, secondo me, di questo romanzo, perché l'enorme vuoto che c'è, no, tra la morte della protagonista e il volantino finale è un vuoto riempito dalle nostre vite, dai modi con i quali ci siamo, però tutto nasce da là, questa enorme vicenda della Prima Guerra Mondiale che segna di sé tutto il luttuoso secolo. Dopo ci sono le speranze di poter mettere fine all'uso della guerra, l'articolo primo della Carta delle Nazioni Unite, alcuni articoli delle Costituzioni Europee più recenti, e poi c'è la ripresa che non avviene per via legale, avviene tutta fuori dai canali legittimati, non fa parte né delle Nazioni Unite né del Consiglio d'Europa i G8, tu non sai come fargli arrivare le tue impressioni, se vuoi dirgli bravo non puoi dirlo, perché cosa fai, bussi, viene fuori uno e dice scusi lei non è invitata, non c'è un titolo, non si possono presentare emendamenti. E questo è il fascismo, cioè l'imperialismo che prende la sua faccia più brutale, primo con un atteggiamento, come dire, puramente mediatico. Sapete, l'uso del linguaggio è fondamentale, il linguaggio ha un valore simbolico strepitoso, fa vivere o uccide chi nomina e chi non nomina. E quindi
questo nome di globalizzazione molto ben trovato, come ben trovato guerra chirurgica, effetti collaterali, per dire 400.000 iracheni morti, come fosse una medicina che fa venire il mal di testa intanto che ti libera dal mal di pancia, eccetera. Ma oltre certi limiti non può reggere. Ed è sciocco secondo me che dici, ma noi vogliamo la globalizzazione non neoliberista, ma non si sa che cosa. No, la globalizzazione, bisogna rompere questo velo, si chiama imperialismo, è la nuova forma dell'imperialismo e ci sono delle ragioni ancora significative per lottarci contro, che non saranno più quelle di un'analisi di classe come quella che si poteva fare all'inizio del secolo scorso, perché anche la struttura di classe dei paesi è modificata, ma è diventata però vivissima a livello internazionale, tanto che io non lo so se adesso i circoli dei partiti possono chiamarsi come vogliono, a me non dispiacerebbe che qualcuno si chiamasse Viva i Rom o Siamo tutti extracomunitari, perché sarebbe quasi la stessa cosa di allora. Naturalmente i suoi libri li ho letti e le sue ricerche sulla madre ne sono state tenute ovviamente a conoscenza. Io l'ho conosciuto nel 1969-70 più o meno, quando io ero all'università, attraverso amici comuni, compagni di università. Si cominciava allora, che se si studiava, a fare delle piccole collaborazioni in case editrici. E Franco era una persona che appunto molti di noi avevano conosciuto, che poi magari si sono persi. Io invece con lui, come con altri, abbiamo mantenuto un'amicizia molto lunga. E ripensandoci adesso, posso mettere a fuoco molto meglio certe cose che ho sempre saputo. L'università, appunto, come dicevo, era negli anni fine del 69-70, cioè era un'università occupata, il movimento studentesco, cominciavano a formarsi i primi gruppi politici, ed era un periodo che sicuramente per la mia generazione è stato di una vivezza e di una ricchezza di stimoli, sia culturali, sia politici, sia anche sul piano umano, per le persone che si conoscevano, per le amicizie che si facevano, che sicuramente adesso non c'è più. Almeno per quello che io posso vedere adesso, a me sembra che i ragazzi di 20 anni di oggi siano dei poverini, perché non hanno a disposizione questa enorme ricchezza che avevamo noi. Alcuni hanno detto anche che era una ricchezza troppo ampia, nel senso che si faceva fatica a scegliere, no? In un periodo così vivace, così ricco di persone stimolanti, Franco per me è stata una delle persone più stimolanti ed era sicuramente una persona molto diversa da quella che io potevo incontrare sia studiando in un'università in quel momento molto aperta, molto libera, con ottimi insegnanti come il professor della Felice, sia anche cominciando a vedere i vari giri politici che c'erano a Milano, che erano appunto molto, molto vari, molto ampi, molto, molto complessi. Sicuramente io a 20 anni non capivo assolutamente nulla di quello che stava succedendo. Franco era una persona a cui io, ma anche altri che so che lo conoscevamo, guardavamo come una persona che ci poteva non dare delle indicazioni, perché lui sicuramente non aveva affatto l'atteggiamento del maestro, ma lui ci parlava di sé, lui ci parlava delle sue idee e ci faceva capire come ragionava, almeno per me questo era molto importante, cioè io capivo le scelte che Franco faceva quando me le raccontava, perché capivo come ci era arrivato. E quindi naturalmente questo per me era un modello, no? Era un modello su cui confrontarmi. Per esempio con Franco io parlavo moltissimo di politica, ma tutti parlavamo di politica allora,
e naturalmente la sua esperienza politica, soprattutto all'interno del Partito Comunista, saltava naturalmente fuori, quindi io, come dire, raccoglievo un patrimonio di esperienze e di conoscenze che diventava anche mio, cioè non occorreva tanto che andassi a leggere, eccetera, perché avevo una testimonianza viva che mi raccontava certe cose. Non solo, ma sempre in questa maniera assolutamente, come dire, non da maestro, in maniera puramente amichevole, cioè io so queste cose, te le passo, tu farne quel che ti pare. E questo succedeva anche su tutti i temi culturali. All'epoca si parlava ancora molto di cultura, si parlava molto di pittura, si parlava molto di musica, musica classica naturalmente, si parlava di cinema, tutte le forme artistiche che noi abbiamo adesso, così effimere, così varie, che allora c'erano già in altre forme, erano però, come dire, esistevano però insieme comunque la continuazione di una solidissima cultura tradizionale, che poteva essere il teatro, appunto la musica, la pittura, eccetera. Ah, per esempio, per noi, le prime volte che io ho sentito parlare di Franco De Poli in università era Franco De Poli, virgola, quello che ha tradotto Cedar Senghor. Quindi erano questi i nostri riferimenti culturali. Poi quando si conosceva Franco e lui parlava eventualmente del suo lavoro e bisognava tirargli fuori le cose con le tenaglie, perché lui non dava, sembrava che non desse nessuna importanza a quello che faceva, no? Era molto, sembrava molto umile, o forse era così, una forma un po' di orgoglio molto, molto mascherato, nel senso, io so di aver fatto delle cose buone, so di aver fatto come tanti altri, per carità, non sono certo l'unico. Sei tu che devi capire e che devi prendere, se ti importa, quello che io ho fatto. Per cui poi, anche parlando con Gabriella, in questi ultimi tempi, cioè bisogna un po' ricostruire come una collana, no? Mettere insieme tante perline per riuscire a ricostruire tante piccole cose sparse di Franco. Parlando appunto di temi culturali, Franco mi colpiva anche perché era l'unica persona in quel momento, e poi lo è stato sempre di più, che parlava di un tema culturale, se ne parlava a cena e tranquillamente, mentre si mangiava la pizza, mentre si parlava anche di altre cose, di cose private e personali di tutti i giorni. Ne parlava nella maniera assolutamente più semplice possibile, non c'era nessuna spocchia culturale, no? Invece io, di persone con una grande boria intellettuale, in quel periodo ne vedevo a mazzetti tutti i giorni. E quindi lui invece aveva sempre questo tono molto dimesso, ma che però era il segno, e questo a me è rimasto, che leggere un libro, vedere un film, ascoltare un'opera, guardare un quadro, bisogna avere tutte le informazioni di carattere culturale naturalmente che servono per capirlo, ma bisogna anche viverlo direttamente, personalmente. La musica si ascolta, il cinema si va, lo si guarda, il libro lo si legge, il quadro ci si rimane lì davanti anche mezz'ora se piace, ma deve essere un rapporto diretto, personale e immediato. Una cosa, forse una delle cose di cui io sono più orgogliosa che ho scritto, è una cosa che ho scritto per Franco, che non o io e a lui, credo, aveva lui, su Lorenzo Lotto, che è stata una delle sue passioni, era una delle mie passioni, che poi naturalmente molti anni dopo ha preso come spunto per un suo romanzo. Di quello che ho scritto io nel romanzo di Franco non c'è assolutamente nulla, perché appunto era il mio modo di vedere certe cose di Lorenzo Lotto, di viverle io, mentre nel romanzo di Franco ci sono le sue. E adesso l'altra cosa di cui volevo dire, di cui sono particolarmente grata a Franco. Io cominciavo già a scrivere piccole collaborazioni divulgative per case editrici, e poi scrivo
vivere è diventato il mio mestiere, quindi quello su cui io sopravvivo, sempre in termini puramente mercenari, diciamo, non scrivo né di letteratura né di che. Franco, quando si parlava appunto di come si scrive, mi ha dato una ricettina che sembra di una semplicità assolutamente banale. Lui mi aveva detto, poi, e su questo poi ho continuato tranquillamente, ancora adesso io lavoro in questa maniera. Lui mi ha detto, tu trova l'attacco, che sia un pezzo, che sia un libro, che sia una tesina, eccetera, non importa cosa sia, tu trova l'attacco, se l'attacco è buono poi il resto funziona tutto. Sembra una cosa, tu devi trovare quella frase per cui la cosa fondamentale, per cui chi ti legge viene coinvolto da questa cosa, viene preso, anche in maniera, usa pure anche i mezzi più bassi, emotivi, eccetera, ma uno deve essere catturato subito dalla prima frase e poi il resto viene. Il fatto è che sul resto viene era sottinteso e scontato che invece si arriva a trovare l'attacco quando prima si è fatto un lavoro di ricerca il più possibile ampia, mettendo insieme proprio tutto quello che si riesce a raccogliere anche per una piccola cosa. Certo, poi si impara a darsi dei limiti, a darsi e dire vabbè adesso arrivo fin qui, poi un'altra volta arriverò oltre. E questa ricerca deve essere una ricerca, come dire, una ricerca attiva, una ricerca su cui si riflette, per cui tutti gli elementi che si raccolgono, che sia appunto un articolo di giornale, anche su una sfilata di moda, la stessa cosa, piuttosto che scrivere un saggio sulla pittura di Lorenzo Lotto nel periodo di Loreto, il metodo è sempre lo stesso. Perché poi tutti i dati che vengono raccolti devono essere appunto collegati bisogna scoprire come ognuno interpreta l'altro. Solamente dopo aver fatto tutto questo lavoro si arriva all'attacco, cioè alla frase che cattura. E naturalmente è vero che basta trovare l'attacco, perché se uno ha fatto questo lavoro di ricerca così approfondita e così sistematica, tappeto, ormai l'argomento lo conosce e trova davvero l'elemento fondamentale che poi naturalmente serve, cioè quello su cui poi anche gli altri che ti leggono vengono coinvolti e seguono poi tutto il ragionamento. Quindi queste cose che appunto Franco così buttava giù davanti a un tavolo di pizzeria senza nessuna alterigia, io poi le ho ritrovate anche nei suoi libri, perché sia che fossero i romanzi, sia che fossero il lavoro di ricerca che lui ha fatto su Anadelmi, ho riconosciuto nei romanzi naturalmente un lavoro di ricerca su se stesso. Infatti, tranne le cose scritte su Anadelmi, Franco mi diceva che quei libri lui li scriveva per sé. Io lo criticavo un po' perché dicevo, mi sembrano molto desolati, molto desolanti, non c'è mai un momento di allegria, di gioia, di speranza, eccetera. Ma lui sicuramente aveva bisogno di scrivere, di mettere sulla carta delle storie, delle vicende in cui poteva tirare fuori proprio letteralmente questa sua desolazione che aveva interna, anche se poi, conoscendolo così come amico, non era una cosa che si avvertisse quando si passavano 2 o 3 ore insieme, si andava fuori o cose del genere. Erano solo delle, perché lui non aveva il pudore di queste cose, non è che le esibisse. Si potevano capire, cogliere, intravedere ogni tanto, però lui subito cambiava argomento, passava ad altre cose. Leggendo i romanzi invece queste cose su questo aspetto di Franco sicuramente si sentono, e naturalmente io l'ho capito per quando è saltata fuori la storia, quando lui ha cominciato a ricostruire la storia di sua madre. Io per anni gli ho sentito dire che lui dei suoi genitori non ricordava nulla.
che erano morti, che lui era bambino, e da come ne parlava io capivo che era un bambino di 7-8 anni, una cosa del genere, che aveva dimenticato assolutamente tutto, poi appunto casomai cominciava a raccontare appunto roba, la questione poi del suo lavoro, perché poi il suo lavoro era così vario che c'era sempre materia su cui parlare, discutere, fare delle ironie anche molte volte. E che comunque aveva un vago sospetto che sua madre potesse essere, all'epoca c'era la guerra nel Vietnam, diceva potrebbe essere vietnamita, perché si riferiva al fatto che aveva questo taglio di occhi leggermente orientale e aveva evidentemente questa foto di sua madre. E quando poi, anni fa, lui prima di scrivere queste cose, una delle primissime cose che ha scritto è stato un piccolo, come dire, una piccola storia per la famiglia e per gli amici, che poi è stata ripubblicata nel libro su quello con gli scritti di Anna Demi, dove appunto ci sono ancora delle cose, siccome era l'inizio della sua ricerca, ci sono delle cose che poi sono state più approfondite, chiarite e corrette successivamente. Però c'è stata questa cosa veramente terribile nella vita di Franco. Cioè lui aveva 16 anni quando è morta sua madre e quando è morto suo padre pochi mesi prima. Dimenticare completamente 16 anni di vita, provate a pensarci. Cioè, io ricordo benissimo tutta la mia vita dai 7-8 anni in poi, vabbè, poi ho dei ricordi anche precedenti, ma diciamo in maniera già strutturata, da bambina un po' grandina ricordo perfettamente. Cioè deve essere stato un dolore e un colpo, veramente una cosa terribile, per dimenticare sistematicamente, perché queste cose Franco me le diceva, insomma me le diceva 20 anni fa, quindi lui ne aveva 50, anche di più. Quindi lui fino ai 5, inoltre 50 anni, adesso non mi ricordo esattamente quando lui ha cominciato a fare ricerche su sua madre, però fino oltre i 50 anni lui aveva dimenticato, completamente rimosso, tutta la sua vita, chi era sua madre, chi era suo padre, eccetera. E quindi si capisce perché i suoi romanzi di fantasia, le sue opere romanzesche, non fatemi usare la parola fiction perché è una cosa che detesto, scriveva dei romanzi o dei racconti lunghi, abbiano questa, cioè in fondo descrivono sempre delle situazioni assolutamente desolate. Poi questa sua ricerca della storia di sua madre naturalmente lo ha un po' riconciliato, gli ha fatto ritornare fuori dei ricordi e gli ha, come dire, gli ha un po' riequilibrato la sua vita, no? Cioè comunque quello che lui pensava della sua vita. Io devo dire sinceramente che non riesco a leggere la storia di Anna Delmi in maniera neutra, assolutamente, proprio perché la trovo così legata a una persona che per me è stata molto importante, che la leggo sempre in relazione al figlio. Allora, capisco l'importanza che ha fare una ricerca storica di questo tipo, cioè recuperare un personaggio che non è il grande personaggio del socialismo italiano ed europeo, ma è uno dei tanti, delle tante persone che avevano intelligenza, capacità, volontà e che hanno rischiato in proprio, cosa che adesso si fa molto raramente, in tempi molto più duri di quelli che sono adesso, e che hanno avuto una vita per certi versi sicuramente, da un punto di vista intellettuale, probabilmente Anna Delmi ha avuto delle grosse soddisfazioni, delle grosse gratificazioni nel suo, come dire, nell'uscire dalla sua situazione di infanzia misera e già giovanissima, essere una persona attiva, scrivere su un giornale, fare attività politica, essere sicuramente una persona molto, molto stimata dalle persone con cui lavorava. E quindi secondo me è giusto anche tirare fuori le storie, anche non in casi così particolari, così personali come di Franco,
di queste persone che hanno fatto parte della nostra storia e che anche nelle loro cose, nella loro vita che può avere degli alti e dei bassi, delle cose ben fatte, delle cose che non si è potuto fare o anche dei fallimenti, che noi appunto, secondo me, qui da noi in Italia, secondo me ce n'è molto poca di questo recuperare la memoria, e ce n'è molto poca anche, purtroppo, la fine del libro di Franco, secondo me, è molto, molto ben trovata. Cioè, io continuo a frequentare ciò che resta del PC, quindi com'è l'umore, gli umori, le idee di questo momento li conosco abbastanza bene. Quella fine è molto, riflette molto bene quello che c'è in questo momento, cioè non dico che si vuole dimenticare cos'è stato il passato, ma non lo si lascia andare, si pensa che non sia utile conoscerlo per agire oggi, e secondo me è un grossissimo errore.